Sì, intanto buongiorno a tutti e grazie per essere intervenuti. È con grande soddisfazione che siamo qui a presentare il primo acquisto, il primo rinforzo per l'Udinese per la prossima stagione. Si tratta di Ali Adnan Kadim, un terzino sinistro che abbiamo preso a titolo definitivo dal Kayserispor. L'abbiamo sottoposto ad un contratto quinquennale. E quindi da oggi sarà a tutti gli effetti con noi. E siamo molto contenti di questa operazione perché si tratta sicuramente di un investimento economico importante, ma soprattutto di un'operazione andata bene per il fatto che c'era la concorrenza di diversi club su di lui. Per questo ringrazio anche gli agenti Najim Mohamed e Christian Emil per la loro collaborazione e per la riuscita del tutto. È stato chiaramente anche importante non solamente il nostro intervento, ma anche la volontà dello stesso ragazzo, perché ha visto in Udine una società importante e per questo ha accettato la nostra proposta ed oggi con grande orgoglio siamo qui a presentarlo. Francesco. Eccoci qui, quindi possiamo dare il via alle domande da parte dei giornalisti. Cortesemente, essendo la prima volta che Ali vi incontra, anche in questo caso vi chiedo di presentare sia voi personalmente che la testata che rappresentate. Buongiorno. Allora, Guido Gomirato, Gazzettino. La domanda è di rito: perché l'Udinese? L'Udinese fa parte sempre, è considerato un piccolo club, ma perché l'Italia? Perché è il primo italiano che viene in Italia, il primo iracheno che viene in Italia. Vi ringrazio a tutti quanti per la vostra presenza. Il campionato italiano è un campionato molto importante. L'Udinese è un club molto importante a livello internazionale. Molto felice di essere qua e di essere una parte di questo club udinese importante. E sono fortunato di essere il primo iracheno in Italia, nel campionato italiano. Una seconda domanda, seconda. Adesso tutti parleranno di Ali Adnan proprio perché è il primo iracheno, quindi ci sarà particolare interesse su di lui. Si rende conto di questo, che sarà motivo di grande interesse? Sì, comunque so che sono il primo irachene che mi trovo qua in Italia. Per questo metterò tutta la mia forza per rappresentare bene il mio paese come Iraq. Spero di riuscire a fare tutto quello che riesco a fare. Fare una grande cosa per questo club udinese. Dino Gastaldo, Calcio Friuli Venezia Giulia. Volevo Calcio Friuli Venezia chiederle Giulia. cosa sa o cosa ha sentito dire del calcio italiano. Il calcio italiano non serve rappresentarlo, è uno dei più importanti al mondo. أكيد الكل يشاهد في العالم الدوري الإيطالي. Tutto il mondo guarda il calcio italiano. دوري يمتلك لاعبين Ha ونوادي كبيرة جدا. dei giocatori molto importanti e dei club molto importanti. لذلك عليه أنه قدم مستويات كبيرة في سبيل الوصول للمستوى المعين. Perciò cercherò di fare il mio meglio per rappresentare me stesso, il mio paese e dare il massimo all'Udinese. Buongiorno, Marina Presello, Sky Sport. Ciao. Volevo chiedere se era già stato vicino all'arrivo nel campionato italiano, si era parlato anche della Roma, se è vero che era stato vicino alla squadra romana.
تقول انه اذا كان كمان روما طلبوا انه انت تروح تلعب معهم. اي اكيد كان هناك عرض مقدم لي من روما. C'era una un'offerta da Roma. لكن ما حصل انه انه اروح النادي روما لانه تعرف انا كنت مرتبط بعقد مع نادي ريزا سبور. Non è stato l'avvicinamento perché aveva un contratto con la Reza Sport turco. روما كبير جدا وكنت احترم هذا العرض كثير. È un club molto importante la Roma. Però non è stato concluso perché aveva il contratto con la Reza Sport. Voglio aggiungere un attimo, no, che per quanto riguarda Ali si è scatenato il suo interessamento nei suoi confronti da tutta Europa a partire dal 2013, perché è stato uno dei migliori giocatori, tra i 10 migliori giocatori della Coppa del Mondo Under 20 giocata proprio in Turchia, e l'anno successivo è stato premiato come miglior giocatore asiatico giovane di quella stagione, quindi per questo si sono scatenati, a ragione dico anche dal punto di vista tecnico, tutti quanti gli interessamenti sono stati interessamenti importanti, ma il fatto che Ali dia una risposta del tipo che ero già impegnato con il Rizespor ci fa sottolineare il fatto che comunque se parliamo comunque di un ragazzo molto serio e quindi un ragazzo che pensa in maniera mirata al proprio futuro, da cui anche la scelta dell'Udinese piuttosto che di un grandissimo club, perché ha le idee piuttosto chiare nella sua mente. È stato scelto anche come i primi 20 giocatori migliori in Europa. Esatto, nel 2014 è stato premiato anche è stato premiato tra i primi 20 giocatori, migliori giocatori in Europa, quindi ecco la sua ascesa è in continuo movimento. Buongiorno, Simonetta Desta, Mediaset Sport. Vorrei sapere un po' così, quello che è un po' arrivato di lui in Italia è un po' questa sua parentesi di queste due settimane che dicono lui abbia fatto al fronte, quindi come soldato. Quindi io vorrei sapere come ha conciliato queste due settimane, cioè questo suo impegno per il suo paese con il calcio, perché lo ha fatto e se magari ci vuole raccontare qualcosa di questa sua esperienza, perché per noi è talmente lontana che è difficile da capire. وشلون قدرت توفق بين الرياضة ودعمك للجيش العراقي وإيش رأيك في الموضوع هذا؟ أول شيء إنه أنا لا بما دي توتا مو بالجيش العراقي non faccio parte dell'esercito iracheno. أنا كنت سويت دعاية إعلانية فقط. أنا مدرب منتخب العراق الأول. أنا fatto la pubblicità per l'esercito iracheno, ma non fa parte perché lui è un faceva imparare il calcio ai giocatori. سويت دعاية إعلانية ومجرد إنه ساعة أو ساعتين من وقتي بس. Ha fatto solo pubblicità, quindi ha impegnato solo due ore di suo tempo in residenza in Iraq. بعدها انتهى الموضوع يعني. E poi è finito il discorso lì. وأنا فخور جدا إنه أقدر إنه أساعد بلدي. Il mio era sostegno per l'esercito iracheno contro l'ISIS. Okay. E orgoglioso di avere sostenuto il mio paese, il mio esercito. Ma a livello pubblicitario, quindi è stato fatto un spot pubblicitario solo per. E quindi anche diciamo senza la divisa è proprio in borghese, ecco. Non... Quindi le foto che abbiamo visto di lui con la mimetica erano per uno spot. Lui ha detto che insegnava a giocare a calcio ma ai militari o a dei ragazzi? A chi insegnava? Pensavi di dare per Gesù o per... لا انا اخذت مجرد انه كانت قناه تلفزيوني كبيره مجرد انه عملنا دعايه اعلانيه انه لازم الكل يدعم الجيش العراقي مش يدعمه بالفلوس او يكون معه مجرد انه في الاعلام نتكلم انه لازم احد يدعم الجيش العراقي quindi è stato fatto soltanto un spot pubblicitario per sostenere l'esercito iracheno contro tutte gli altri le altre truppe che si trovano nel paese. Massimo Meroi, Messaggero Veneto. Volevo chiedergli una cosa dal punto di vista tattico. Allora, lui è un terzino sinistro, si trova meglio, lui è abituato a giocare più in una difesa con quattro difensori e lui gioca esterno, oppure
l'Udinese soprattutto negli ultimi anni ha giocato con 3 difensori e con 5 centrocampisti, quindi con uno che fa da solo tutta la fascia. Lui dove preferisce giocare? بس في غير كلابات عندهم 4 دفاعيين عرفت شلون؟ اوكي ايش بتحب انه تلعب؟ اول شيء يقول انه تبقى انه المدرب لازم يقرر هذا الشيء. L'allenatore deciderà cosa lui andrà a fare la sua posizione, cosa giocherà. عندي امكانيات انه العب باي مركز. Lui ha la possibilità di giocare qualsiasi posizione. وجاهز انه اخدم الفريق هذا باي مركز العبه. Io sono pronto per fare la mia parte per il club udinese in qualsiasi posizione che l'allenatore deciderà. A lui finora dove ha giocato però? Terzino a sinistra. Sì, quindi a 4. Gli volevo chiedere ancora una cosa, soprattutto nel suo ruolo, questo vale per soprattutto gli stranieri. Chi arriva, ma può essere anche un argentino, un brasiliano, non perché lui fa parte di un calcio che insomma è all'inizio, diciamo. Il problema principale è sempre difendere in Italia, perché in Italia c'è un calcio molto tattico dove bisogna imparare prima cosa a difendere. Lui è consapevole di questo? الكرة الإيطالية تعتمد كثير على الدفاع، أنت فاهم ياخذ الموضوع في هالمرحلة. أنا عندي فكرة على الدوري الإيطالي. Io ho già una visione per il calcio italiano. بالدرجة الأولى أنا شغلتي مدافع. La mia posizione di gioco è difensore. فأكيد أنه راح أسوي شغل الدفاع بعدين أفكر بالشغل الهجومي. Quindi farò la mia parte come difensore, la prima cosa. Il problema del saper difendere oggi purtroppo riguarda anche i difensori centrali stessi, no? Perché c'è sempre meno l'abitudine di marcare, ci si dimentica l'uomo, quindi è un discorso molto, molto ampio. Ecco. Noi riteniamo che Ali sappia fare benissimo entrambe le fasi perché ha grande impatto fisico sulla partita, bravo di testa e molto abile nei calci da fermo, tant'è che nella scorsa stagione ha segnato 2 gol da oltre 30 metri, ecco, quindi è molto abile con il sinistro e questa sua struttura fisica lo aiuta anche nell'essere reattivo nella fase difensiva. Buongiorno, Monica Tosolini, Udinese Blog. Volevo chiedere che aspettative hai per questa stagione, nel senso è un campionato importante, diverso, no? Da quelli a cui sei abituato, quindi cosa ti aspetti? E soprattutto chiedo al direttore Giaretta, qualcuno anche parlava che potesse essere girato al Granada, invece lei sì. Mi conferma che rimarrà l'Udinese? Parto io? E per quanto riguarda, allora, lui è un giocatore oggi dell'Udinese, ovviamente come sapete il nostro è un mercato in continua evoluzione, farà sicuramente, comincia la preparazione con noi e l'intento che rimanga a giocare con noi in Serie A, poi dopo le variabili di mercato ci aprono sempre altre opportunità, ma io dico che questa è comunque la fortuna di avere 3 società, le 3 società devono servire anche per questo, non devono essere solamente un biglietto da visita e stop, ma servono per creare le migliori opportunità per i nostri giocatori nell'una o nell'altra società, perché riteniamo che qualche giocatore in particolare, un po' tutti, ma soprattutto qualcuno in particolare debba sicuramente giocare con una certa regolarità. E la seconda domanda è, spera di riuscire a fare un bel lavoro per questo campionato che sarà e di andare avanti con le posizioni e con l'Udinese. نتمنى انه نقدم مستويات كبيره حتى نوصل للمراكز المتقدمه لان هذا فريق كبير فريق اودينيز سبيرا دي روشيري افاري دي اوتيمي سبيتاكولي e di riuscire a fare dei ottimo lavoro, dei spettacoli per riuscire a essere nei posti avanti. Nicola Angeli, Udine Today. Dal momento della notizia della trattativa per lui, per il giocatore, i social network e il web è stato invaso da suoi sostenitori che caldeggiavano l'ingaggio da parte dell'Udinese. Volevo sapere se è consapevole di avere tutto questo sostegno e che cosa dice, se vuole lanciare un messaggio a tutti i suoi tifosi. لما وصل الخبر انه انت تتجي لهون في فيسبوك صار
كثير دخلوا على الانجليزي انت اذا اخبر في الموضوع ها اول شيء اذا بدك تعطي يعني تحكي شيء للمشجعين لك بالنسبه ل اول شيء اشكر كل المشجعين اللي دعموني ringrazio tutti i suoi tifosi اذا كانوا بالعراق او في ايطاليا او في العراق siano nel mondo arabo siano in Italia احب اشكرهم هوايه ringrazio tutti quanti اللي حصل انه لدي معجبين quello che è successo في العراق tantissimi fan in Iraq ولما دخلوا على صفحة أودينيزي في الفيسبوك كتبوا كلام كثير حلو بس باللغة العربية quando sono entrati nella pagina di Facebook dell'Udinese hanno scritto tantissime recensioni però in arabo purtroppo quindi quello لما راح اتعلم ايطالي راح اوضح quando imparerò l'italiano sicuramente risponderò e farò la traduzione di questi commenti. Lui ha un nome importante in Iraq, oltre che per sé, per quello che ha già fatto nel calcio, anche perché è comunque un figlio d'arte, il padre ha giocato ai massimi livelli nel campionato iracheno, lo zio addirittura è stato uno dei giocatori più importanti della Nazionale A, avendo anche avuto il record di gol segnati in Nazionale A fino all'82, e quindi ecco, possiamo definirlo proprio come un figlio d'arte, e per questo il suo nome è un nome molto importante in Iraq. Buongiorno, Barbara Castellini, Radio Spazio Mondoudinese.it. Noi l'Iraq lo conosciamo più che altro per vicende purtroppo di attualità non certo sportive. Da questo punto di vista tu ti senti anche di essere un po' un veicolo promozionale per far vedere qualcosa di più che oltre la guerra? E poi volevo sapere come la tua famiglia ha colto la notizia che venivi in Italia. مبسوط انه تكون هون عباره عن اللي تمثل بلدك بشكل رياضي واهلك السؤال الثاني اهلك شلون رايهم انه انت جيت لايطاليا لتعيش هون قلها اول شيء يعني لاعب كره قدم اعتقد انه هو sono un giocatore quindi non c'entro niente nella politica اتمنى انه اشرف بلدي خير تشريف la mia parte ma della parte sportiva quindi rappresenterò il mio paese in modo sportivo. أنا جيت لإيطاليا حتى أعكس صورة الشاب العراقي. Io sono venuto qua in Italia anche per rappresentare la gioventù irachena. في إيطاليا. In Italia. وفخور جدا إنه أنا من عائلة رياضية. Molto orgoglioso di essere di una famiglia d'arte di calciatori. وأتمنى إنه أسعد عائلتي بالدرجة الأولى وبعدين أسعد بلدي. Farò la mia parte per far felice la mia famiglia soprattutto e il mio paese. Mi pare che proprio su un post su Facebook lui avesse citato Di Natale, quindi Di Natale lo conosci, Di Natale è uno dei più grandi attaccanti in Italia, lui fa il difensore, si allenerà con Di Natale, ma chi vorrebbe fermare? Cioè c'è un attaccante italiano che ammira, che insomma vorrebbe così incontrare in modo sportivo sul campo? Abdul, no, su Facebook c'è solo Di Natale, non ti lascio Di Natale, ma sentite che te la di fa. انت تحب انه تقدر تواجه واحد لاعب مهاجم في الملعب عندك غير تواجه مهاجم انت ديفنسور تواجه مهاجم اول شيء دي ناتالي لاعب كبير جدا un grande giocatore di Natale اتمنى له التوفيق بحياته io la spero di incontrarlo e lo faccio tantissimi auguri per la sua carriera انا معجب به شخصيا io personalmente molto fan di lui اكيد انه عندي القدره انه اقابل اي مهاجم بالعالم io sono pronto per affrontare qualsiasi attaccante del mondo لان انا الان لاعب قدرت انه اوصل لمرحله متقدمه كبيره in poco tempo sono riuscito a migliorarmi molto اعتقد انه في هذا النادي راح ان شاء الله اقدم مستويات كبيره جدا credo di fare la mia parte in questo club udinese come difensore ما عندي مشكله انه no, no, nessun problema a affrontare qualsiasi attaccante. Io volevo chiedere invece se c'è un difensore, cioè un giocatore a cui lui magari si è ispirato crescendo, magari un giocatore europeo che magari conosciamo oppure anche del suo paese. إذا في عندك واحد مدافع أنت تعتبره يعني رمز لك روبرتو كارلوس روبرتو كارلوس تريد تحكي شيء زيادة؟ إيه لا روبرتو كارلوس لاعب على مستوى العالم أحسن لاعب روبرتو كارلوس هو جوكاتوري على ليفيلو انترناسيونالي
لهذا السبب انه اختاريت انه يكون القدوه مالتي يعني اللاعب اللي ادرسه. Per quello è il mio esempio come giocatore difensore. Hanno un rapporto anche di conoscenza, si conoscono, lui ha segnato un gol che assomiglia molto a un gol che ha fatto Roberto Carlos. Avete altre domande? Sì, ancora una. Ancora una, e poi volevo chiedere una cosa al direttore anche. Il fatto che lui è il primo giocatore, no? Iracheno, pensa di poter essere quello che apre anche una strada per altri giocatori? E se c'è già, magari ci può anche dire qualche nome, secondo lui, di giocatori iracheni che sono pronti per venire a già a giocare in Italia? أو اللاعبين العراقيين في إيطاليا أنت إذا بدك تساوي طريق للاعبين العراقيين إنه يجي لإيطاليا وإذا بتعرف لاعبين إيطاليين عراقيين كويسين ممكن يجوا لإيطاليا أكيد أول لاعب أكيد راح إنه أعكس الصورة طيبة عن اللاعب العراقي. Ecco sempre il primo giocatore ha la responsabilità di rappresentare i giocatori iracheni. والعراق يمتلك لاعبين جيدين. In Iraq ci sono veramente giocatori di grandi livelli. أعتقد إنه في المستقبل راح يكونون لاعبين على مستوى العالم. Penso che nel futuro ci saranno tanti giocatori iracheni che a livello internazionale. Più l'Italia. In Italia o in mondo. Ecco, vorrei anche sottolineare però, visto che parliamo di calcio iracheno, che lui comunque arriva dalle ultime due stagioni giocate nel calcio turco, quindi un calcio di livello sicuramente superiore, di altissimo livello. Sappiamo bene quali sono le squadre più importanti della Turchia, quanti campioni vadano attualmente a giocare in Turchia, quindi ecco, arriva già da un calcio molto competitivo. Guido, tu vuoi... Volevo anche chiedere che come difensore ha visto come è fatto il calcio italiano, che difficoltà pensa di incontrare a livello tecnico qua in Italia nel appunto nel fare difensore? أعتقد إنه هذا السؤال يعني بكير عليه السؤال. Sì, ancora presto per avere una domanda del genere. لسه الدوري ما بلش بعده. Ancora non ha iniziato il campionato. أعتقد إنه من خلال المباريات اللي راح تشاهدوها. Quando faremo i primi diciamo primi giocate lo sapremo. راح أحاول إنه قدر الإمكان أقدم مستويات كبيرة. Cercherò di migliorarmi nei punti da migliorare. وما راح اعتقد انه راح اواجه مشاكل ان شاء الله. Non penso di avere grossi problemi. Vorremmo sapere anche, visto che è un nuovo, ma nuovo, sì. La sua vita, si è sposato, tutto. Non sono sposato. Fratelli, sorelle, dove vivono? Sì, io provengo da una famiglia conosciuta in Iraq. Siamo in 10 in famiglia. عندي ثلاثة أخوات وعندي أربعة ولد. Siamo tre sorelle, ha tre sorelle e quattro fratelli, quindi i genitori sono in 10. ووالدتي ووالدي طبعاً. E sono vivi i genitori. وخواتي متزوجات الحمد لله وإخواني اثنين متزوجين. Una bella famiglia grande, ecco. والدور علينا. Adesso tocca a lui, ecco, di fare la sua parte di questa famiglia. Altri fratelli calciatori oltre a lui? عندي اخويا الكبير كان لاعب كره قدم بس حصلت له مشكله سوى عمليه برجله. Ok, il mio fratello maggiore è un giocatore però ha avuto un intervento sul ginocchio, non gioca più. واخويا الصغير ايضا يلعب كره القدم بس بعد صغير شويه. E il mio fratellino piccolo gioca però ancora troppo presto, è piccolo. عمره 18 anni.
Bene, grazie. Allora passerei, se il direttore aggiunge qualcosa, altrimenti andiamo con le foto di rito, maglia, sciarpa. Per me è a posto. Bene, allora facciamo la foto con la... Ancora un altro, ok. Scusate un attimo. Direttore. Vai, vai. Ah, no, no, volevo capire se c'erano delle novità su Alam, perché oggi abbiamo visto, insomma, di questa presunta accelerazione della trattativa, se ci sono novità, se è ufficiale, quasi l'ufficiale o... No, esatto, dici bene, presunta, perché in realtà non c'è stata nessuna accelerata. Confermo che comunque ci siano ancora le richieste per Alan, indubbiamente, però ribadisco il fatto che stiamo facendo di tutto per trattenerlo. Quindi questa mattina ho letto sicuramente delle notizie un po' troppo avanti rispetto a quelli che sono i tempi, ma Alan ben presto sarà qui con noi in ritiro e speriamo e cercheremo di tenerlo per tutta la stagione. Bene, allora so che Ali voleva anche salutare i tifosi, perché si è impegnato molto e vuol salutare i tifosi. Ciao a tutti. Ciao a tutti i tifosi udinesi. Mandi. Grazie, grazie. Allora, adesso faremo le foto.